La prima risponde Da sempre la famiglia è l'ospedale più vicino. In una soleggiata e gremita piazza San Pietro, Papa Francesco ha proseguito le catechesi dell'udienza generale dedicate alla famiglia, approfondendo un aspetto della vita della stessa molto delicato e doloroso, quando uno dei suoi membri deve affrontare una malattia. In una situazione simile, soprattutto in una società sovente insensibile al dolore dell'altro, la Chiesa è chiamata a non perdersi in chiacchiere e aiutare i malati, come faceva Gesù, che non ha mai voltato la faccia da un'altra parte e non si è mai sottratto alla cura di quanti gli venivano portati. Il Pontefice ha ricordato poi che la debolezza e la sofferenza dei nostri affetti più cari e più sacri possono essere una scuola di vita e lo diventano quando i momenti della malattia sono accompagnati dalla preghiera e dalla vicinanza affettuosa e premurosa dei familiari. Di fronte alla malattia, anche in famiglia, sorgono difficoltà a causa della debolezza umana, ma in genere il tempo della malattia fa crescere la forza dei legami familiari. E penso a quanto è importante educare i figli fin da piccoli alla solidarietà nel tempo della malattia. Un'educazione che tiene al riparo dalla sensibilità per la malattia umana inaridisce il cuore e fa sì che i ragazzi siano anestetizzati verso la sofferenza altrui, incapaci di confrontarsi con la sofferenza e di vivere l'esperienza del limite.